Pomeriggio siamo con tornati. Noi, basta con questo corseo, 18.08 sempre in diretta qui sul canale più bello che c'è, che è il 264 del digitale terrestre. Pomeriggio con noi, buon pomeriggio anche a chi? Buon pomeriggio a Sabrina Moretti. Buon pomeriggio Sabrina, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, è un piacere. Allora, Sabrina Moretti è una violinista, ma io adesso devo arrabbiarmi con la redazione, però, cara Sabrina, scherzo, perché Sabrina è di Roma, vive a Roma, e io chiedo a Sabrina, perché Sabrina questa intervista non l'abbiamo fatta in studio, mannaggia, vabbè, recupereremo, dai. Non lo so perché. Non lo so, va bene, insomma, recupereremo. Allora, hai studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, lo conoscono tutti. Ora, non solo chi è di Roma, lo conoscono tutti quanti. Ha una grande fama in tutta Italia. Esatto. Sono molto lieta. Il violino però è un qualcosa che ora come ora, a livello di studio, è di nicchia. Sì, ma lo è sempre un po' stato, adesso più di prima. Perché adesso più di prima? È perché è cambiata la società. In che senso è cambiata la società? Cioè rispetto al passato? Cambiato il progetto culturale della società, perché la musica classica già andava poco in moda ed era una nicchia aulica, accademica, o signori e signore, ma in realtà lo Stato italiano ha disinvestito, ha chiuso orchestra, ha chiuso i lirici nell'arco degli ultimi anni. 25. E comunque il violino all'interno di un organico, di un'orchestra è comunque uno strumento fondamentale, giusto? Beh, assolutamente sì, perché in genere un'orchestra sinfonica ha due fili di violini, primi e secondi, 12 e 12 leggi, per esempio, sono tanti violinisti, così come tante viole, tanti violoncelli, cioè il settore archi è la parte più numerosa di un'orchestra sinfonica o lirica. E com'è cambiato quel genere musicale da qualche tempo fa? Non è cambiato il genere musicale, è cambiato il progetto su dove investire e che cosa si intende per cultura. Sono state chiuse le orchestre sinfoniche della RAI, ne è rimasta una sola aperta, tanto per dirne una. Perché prima prima c'erano, erano di più, dunque saranno state 4-5, adesso io non ricordo più perché sono veramente passati molti anni. Hanno chiuso Napoli, hanno chiuso Roma, c'era qualcosa a Milano, non ricordo, l'hanno trasferito tutto a Torino. Questo è successo 30 anni fa. Non hanno praticamente contribuito a far nascere orchestre regionali, se non occasionalmente. Molti enti lirici sono stati sul punto di chiudere, alcuni hanno proprio chiuso o sono diventati stagionali e quindi si sono... Ci sono dei finanziamenti da parte dello Stato per quanto riguarda appunto orchestre sinfoniche, anche associazioni musicali vere e proprie? Il problema è quello che ci sono pochi, sono sempre stati più tagliati. Nel frattempo è stato fatto un lavoro sulla formazione musicale con la pretesa di fare una grande innovazione, in realtà hanno trovato il modo per, deprimere l'offerta, mortificarla e quindi renderla, svuotarla. Ed è un peccato, perché credi che ci sia, anche grazie ai social network e tanti fattori, un taglio dell'arte, della cultura musicale anche, se vogliamo? Non ho capito bene la domanda, che cosa intendi? Che comunque la musica classica ha un determinato livello culturale rispetto ad un altro genere musicale. E magari nonostante oggi la richiesta arte. Potrebbe essere anche da parte dei giovani. I giovani potrebbero non capire bene questo e se tipo ci di sono musica. Tutte queste chiusure e si suona sempre meno, come possono i giovani avvicinarsi a questo tipo di arte? Ma il progetto culturale è proprio questo. Siccome la musica classica richiede una capacità di attenzione e di pensiero molto più liberi e originali, il progetto è proprio quello di, perdonatemi, ma io la vedo così,
di non creare questa consapevolezza né a livello di massa e di cultura, perché far pensare e far sognare le persone, far fare un pensiero lungo, una capacità di ascolto lungo, poi vuol dire che tu quando ascolti uno che parla stai più attento e capisci di più. Questo sì, ma infatti poi se parliamo certo. Anche... E anche l'educazione musicale, certo, è fondamentale. Noi abbiamo parlato tantissime volte in questo programma di educazione all'arte che dovrebbe partire dalle scuole. Lei, dottoressa, pensa che ci sia una sufficiente educazione a quella che è l'arte, in particolar modo a quella che è la musica, magari anche classica, all'interno delle scuole? No, non c'è assolutamente questa formazione, né nella musica né nell'arte in quanto arte nelle scuole. E questo è il problema delle false riforme che hanno fatto. Io insegno in conservatorio, quindi sono all'apice della riforma, non perché una volta i conservatori erano meravigliosi, però avevano una loro struttura, un loro significato. La riforma che è stata fatta ormai più di 20 anni fa, che li ha voluti portare sedicenti corsi universitari, in realtà non ha mai funzionato, è un mostro di riforma che non ha mai avuto... Faccio un esempio proprio banale. Noi docenti siamo docenti a contratto come professori di liceo. Ci hanno messo in un altro contenitore, ma sempre siamo a contratto come professori di liceo. Però diamo un titolo di studio che è come la laurea. Certo. Lei comunque e questo parte dall'apice. Il liceo coreutico in Italia. Ma quello è un problema, perché nella riforma da lì dovevano arrivare i nostri studenti, ma non è così, perché il liceo è stato gestito malissimo, senza investimenti, con dei concorsi capestro su posti ridicoli, e per pur di farli funzionare i professori che ci si sono trovati dentro, io non voglio parlare male di nessuno, parlo di come si sono trovati a dover lavorare, per carità, non hanno avuto lo strumento, la consapevolezza, la preparazione di quello che avrebbero dovuto fare, e quindi i ragazzi arrivano alla fine del liceo musicale, nella stragrande maggioranza dei casi, poi c'è sempre l'eccezione, per carità, che non sono all'altezza di entrare a un triennio universitario di violino. Quindi, o cioè, insomma, in merito a ciò, i ragazzi cosa fanno quando si trovano a non essere a livello, però comunque avendo studiato precedentemente? Abbandonano. Ci rimangono molto male, perché in parte non se ne rendono conto, perché non hanno avuto una preparazione, perché critica, diciamo, consapevole della realtà. E quindi quando poi devono fare l'esame di ammissione, o addirittura riescono più o meno ad entrare, si rendono conto che è tutto da rifare. Sabina Moretti ha anche pubblicato nel 2022 una raccolta di racconti che si intitola In crescendo dal silenzio. E quindi quale migliore occasione per invitare Sabina Moretti in studio e farci raccontare anche questo In crescendo, puntini, 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 dal silenzio. In presenza. In presenza, rigorosamente in presenza. Grazie Sabina Moretti. Grazie di essere stata qui con noi. A presto. Arrivederci e buonasera. A lei. Grazie, ci vediamo presto, ci vediamo presto. Esce Sabina, entra una Pica. Cantante. Pica. Entra Pica. Ciao Pica, buonasera. Ciao Pica. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai Pica, come stai? Molto bene, anche molto contenta di essere qui questa sera, grazie dello spazio. Ma noi siamo contenti di avere te. Noi siamo contenti. Allora, già vediamo che è una bella chitarra, nel sottofondo, quindi pronta, sì. Pronta ad imbracciare la chitarra, questo già te lo dico. Ah, quando volete, l'ho messa qui apposta perché mi guido. Allora, Pica presenta il suo nuovo singolo che si intitola It's Over. E già il titolo è importante, yeah. Pica. È finita. È finita, sì. Ma non è una canzone pessimistica in realtà, anche se dico è finita, in realtà nasce come un canto di protesta. In pratica vi posso dire che questa canzone è nata dopo che sono stata a visitare Capo Verde nel 2020, quindi poco prima che scoppiasse la pandemia, e quando mi sono trovata in mezzo a una baraccopoli all'isola di Sal, sono rimasta abbastanza scioccata un po' da quello che ho visto, e successivamente mi è venuta in mente un'idea musicale, che in realtà l'idea musicale non è nata da me personalmente, ma da una mia collaboratrice numero uno, Martina. Mi ha fatto sentire un'idea che aveva proprio a livello molto embrionale, e io ho sentito subito che poteva essere qualcosa di forte, e poteva essere una musica che andava bene proprio per quello che avevo visto a Capo Verde.
E quindi ed è nata quasi spontaneamente, perché appena ho sentito quelle due note. Quindi c'è quella mancanza anche dell'Africa. Quanto c'è di te, quanto c'è? immagino? No, di Capo Di Capo Verde. Verde. In Medici? No, Ma. nella tua canzone, nel tuo brano. Ah sì, no, certo. Nella canzone sicuramente io dico comunque che non bisogna smettere di lottare, non bisogna sicuramente arrendersi ancora prima di averci provato. E le immagini che ci sono nella canzone sono di dei luoghi desolati dove invece ci potrebbe essere comunque uguaglianza, parità di diritti, cosa che invece in molti posti, non solo in Africa, non c'è. E quindi è come se sognassi un posto dove queste disparità non ci siano più. E esorto le persone a non fermarsi e a non criticare, basta. E tu non puoi dire che è finita se neanche ci provi, no? Questo è proprio il messaggio che voglio lanciare. Abbastanza arrabbiato, tra l'altro, perché se avete sentito, comunque vi farò sentire, se avete sentito, è una canzone abbastanza arrabbiata, per usare un eufemismo. Beh, quale occasione migliore, Pica, se non farcela sentire questa Ricordandoci che siamo canzone? in fascia protetta, Pica, quindi comunque sempre con. Ma Tranquillo, non ci sono parolacce, lo non so. è sempre necessario dire parolacce per arrivare Lo lo so, Pica, stomaco. scherzavo. Vai, puoi imbracciare la chitarra intanto, ci fai sentire qualcosa. Questa canzone racconta, Pica, nasce da un'idea, quella di dare voce a chi voce non ne ha, che è una cosa anche ricorrente in molti artisti del nostro panorama musicale, se vogliamo, no? L'importanza anche di dare Quindi voce a chi voce ringraziamo non ha, anche te, esempio Pica, ultimo. per aver fatto questo. Bene, Pica, sei pronta? Sì, la chitarra c'è, accordata. Vai, it's over, Prontissima. Pica. Vado? Vai, vai. Come on and see a place where we can live. Without the traces of the innocent bliss, 'cause I need you to be stronger than me. Yes, I need you to be better than me. If you don't mind, I'll be by your side. And if you want, we can go for a ride. 'Cause I need you to be stronger than me. Yes, I need you to be better than me. Bravissima. It's Never over. one try, you can call me lover. I just stop just to find. You can say it's over and seem so satisfied. You can take me home tonight. Brava, brava Pica, brava. Grazie mille. Molto trasporto anche nella canzone, si sente, no, la voglia di dover e poter dare voce a chi voce non ne ha, Pica. Spero che arrivi questo messaggio e che possa servire in qualche modo. È È arrivato. arrivato, assolutamente sì. Bene, cantautrice milanese di adozione comasca, si è attiva da diversi anni nel panorama musicale italiano, hai fatto tantissime cose. Tra l'altro hai partecipato anche a qualcosa legato a Sanremo, se non sbaglio? Sì, è un concorso, un po' di anni fa ho partecipato insieme a un altro cantautore, era il Jubil Music, e siamo arrivati in finale, abbiamo vinto e il pezzo è stato trasmesso proprio dall'Ariston di Sanremo, su Rai 1, tra l'altro. Sì, è Bene, bene, una bene. canzone. Le tue prossime fatiche in cantiere, abbiamo un'altra canzone, un disco? Sì, allora, quello che vi ho fatto sentire era il secondo singolo. E praticamente precede quello che sarà il terzo album che è Work in Progress. Adesso sto realizzando le tracce, ci sono già tutte, le canzoni le ho già scritte tutte, saranno 10 tracce e le realizzerò insieme a un produttore di provincia di Como. Si possono dire i nomi, faccio anche un po' di pubblicità. E si chiama Andrea.
non si può, va bene. Dai, no, diciamolo il nome del produttore, sì. È un arrangiatore, Andrea Trapatto. Perfetto. Che mi ha aiutato nella realizzazione dei primi due singoli e con lui farò anche tutto l'album. Bene, Pika, grazie per essere stata grazie insieme a noi. Grazie mille, Pika, in bocca al lupo per tutto e grazie. Complimenti. Viva il lupo, grazie. Ciao, grazie, Pika. Pika, ciao, buona ciao, 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 evviva la musica, evviva. Evviva Pika. Evviva, evviva, evviva. Allora, io sorrido perché so quello che... Io sto per lanciare un qualcosa. Un contenuto, ma stiamo per lanciare. Ma io devo raccontare la verità. Forse nemmeno tu lo sai, ti devo raccontare la verità, lo sai. Va bene, allora racconto. Allora, raccontaci questa verità. Siamo tutti in ascolto, non ti stiamo mettendo ansia. No, figurati. È arrivato il momento di Thomas Cardinali, che quindi adesso si prende un pezzo della nostra trasmissione, la fa sua. Perché Thomas Cardinali, ovviamente, questo è come se fosse casa sua. Ma certo, ovviamente questo weekend Thomas Cardinali poteva rimanere a casa, andare a fare una gitarella fuori. No, perché? Perché Thomas ha i nostri occhi e le nostre orecchie da sempre. Starsene per i fatti suoi. No. A Roma c'è stato il Romix e lui era lì. A Roma c'è stato anche un evento legato a Tennis and Friends. Tra l'altro ascolteremo qualcosa più tardi. E lui era lì. E lui era lì. Ma noi partiamo dal Romix, anche perché, Francesca, te lo faccio vedere, guarda, è rigorosa diretta. Io so che in redazione dietro le telecamere c'è Pina Giordano e Pina Giordano sa già quello che ti voglio far vedere, perché io non so, tu hai detto che a Romix ti travesti, no? No, ci sono andata quando avevo 14 anni. Ma nel fuori onda Thomas Cardinali cosa ha raccontato? Ha raccontato qui, o non so se era off records la cosa, però Thomas ha raccontato a Romix e mi fa, guardandomi, ma perché tu ce vai vestito da Joker? Guardandomi a me, io ho fatto no Thomas, no, non ho mai avuto il piacere di vestirmi da Joker a Romix. E lui si è presentato a Romix così, Francesca, non lo faccio vedere a tutto il paese, ma travestito da Joker. Beh no, devo dire che era completamente in era messo in tema, bene. Era però, perfettamente. Salutando Thomas Cardinali, prima di vestirsi da Joker, prima il dovere e poi il piacere, e il dovere a Romix. Però secondo me a fare delle interviste così... Bene. Ci sta molto bene Thomas Cardinali a Romix, vestito da Joker. Thomas Cardinali a Romix. Siamo a Romix, la fiera del fumetto, del cinema, dell'animazione, del game a Roma e ora vi portiamo a scoprire le maschere più belle, gli stand più affascinanti, quindi venite con noi. Romix è tornato alla nuova fiera di Roma e oltre 150.000 visitatori in 4 giorni hanno visitato i padiglioni, con un focus di ben 10.000 per il concerto di Cristina D'Avena che è andato in scena sabato 8 settembre. Un'edizione ricca di amore da parte dei fan, con i grandi ospiti internazionali che sono cominciati a tornare dopo la crisi della pandemia. Ora le dichiarazioni degli ospiti mascherati della fiera, che ha visto l'apice della settimana con la consegna domenica del Romix d'oro alla grande mangaka giapponese Watanabe, come vedete nelle immagini. Siamo a Romix, allo stand dell'associazione culturale James Bond 007 Italia. Pochi giorni fa, compleanno, 60 anni. Come sta andando, Mirko, il presidente dell'associazione, Mirko Zomparelli? Allora, come sta andando? Va che ovviamente fiera importante anche quest'anno. Diciamo che la ripresa post-pandemica sta andando benissimo e quest'anno ovviamente l'associazione ha dedicato lo stand al 60° anniversario di James Bond. Proprio il 5 ottobre abbiamo celebrato il primo film storico di Sean Connery, Licenza d'uccidere, Dottor No, e 60 anni dopo è un personaggio che ha attraversato le epoche, generazioni e non muore mai. Come sta andando il Romix? Bene. Una favola, dagli tutta. Quanto ama la gente in Italia Ghostbusters? Stiamo scoprendo tantissimo. Si sono fermate un sacco di persone che hanno visto la mostra, hanno fatto domande sulle cose esposte, sui film. Esistono, ci sono. Famiglia Romix. È una passione da sempre, sia per i fumetti che per l'arte in particolare, è una cosa che si passa da una generazione all'altra, è bello. Questi costumi come li avete realizzati? A casa, con le cose, vestiamo in modo un po' strano, stravagante, ci piace, quindi poi mettiamo tutto insieme e realizziamo un costume, tranne la parrucca. Romix, tanti manga, tante maschere giapponesi, eppure abbiamo anche l'eroe del fumetto italiano, Tex Willer.
Esatto, ci vorrebbero davvero più text nel mondo reale, vero? Ma come mai secondo lei i giovani leggono tanti manga, tanta letteratura giapponese e non i nostri favolosi fumetti? Penso a Tex, Dylan Dog e tutti questi grandi titoli. Ma non saprei, forse Tex non passa un messaggio per la gioventù di oggi, non saprei veramente. Però secondo me dovrebbe essere fatta magari una campagna magari anche a livello di televisivo, di cartoni animati o altro, perché così solo in edicola forse anche questo, il messaggio di Tex forse passa meno anche per questo. E questo era Thomas Gardiner Romix, ragazzi, io ho raccontato. Ma quanto era curato l'outfit di Thomas? Bravissimo. Complimenti Thomas. Che bello Romix, noi 2 settimane fa abbiamo avuto la direttrice artistica Sabrina Perucca, che ringraziamo. Si ricorda tutto la magrezza. Io ho una memoria, guarda, su di questo, ferro. La memoria, possono confermare tutte le persone che mi stanno intorno che la memoria è di ferro, almeno quella. E pure io lo confermo. Almeno la memoria. Allora io dico solamente una cosa. Vi dico solo questo, che la regia, la redazione, tutti dietro le camere mi hanno fatto questo gesto, che vuol dire che sono pronti a mostrarmi un qualcosa. Regia, prego, possiamo vederlo. Le più affascinanti, ecco, rivediamo. Quindi... Che fa? Si leva? Venite con noi. Le più affascinanti. Con noi. Cioè lui si rimette la maschera, guardate, fa... Guardate, venite con noi. E questo è il grande Thomas Cardinali a cui io grande riserverei... Thomas, a cui noi riserveremo un grande applauso. Un grande grazie, applauso. Grazie Thomas. Che se lo merita, grazie Tom. Mi levate fuori questa immagine davanti, no, scherzo, grazie. Bene, 18:30, è stata tolta lì, io non riesco ad andare avanti. Allora ci penso io, 18:30, ne torniamo tra pochissimo con lo sport, ma intanto la... Francesco, chiamate un'autoambulanza, Francesco, no, si sta per sentire male, da ridere, ma intanto la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, lo sport. Tra poco,